Simona, mi sento in colpa. Ma cos'hai combinato? Ma no, è che con questo caldo non riesco più a seguire i tuoi consigli. Non riesco a fare una colazione dimagrante con le proteine magre, come dici tu. Ti capisco, anch'io desidero qualcosa di fresco al mattino con questo caldo, ma non voglio rinunciare ai nutrienti. Ecco la mia soluzione. Ciao amici, sapete qual è il mio segreto per mantenere la linea e le buone abitudini tutto l'anno? Ti costringi con la forza di volontà? Assolutamente no! Scelgo abitudini semplici che, oltre a essere sane, mi semplificano la vita. Altrimenti, ma chi le mette in pratica? Neanche io ce la farei. Già questo è un buon inizio! Per la colazione, ad esempio, ho trovato la formula più semplice e completa che ci sia per restare in forma e non ingrassare. Quando ho trovato questa colazione è stata un'esperienza illuminante. È la colazione Risveglio del Buddha, praticamente è già pronta. È un mix per illuminare il tuo mattino. Una super colazione con ingredienti naturali al 100%, sani, con proteine, carboidrati, grassi buoni, fibre, vitamine e minerali. La cosa fantastica è che non devo preoccuparmi di aggiungere altri nutrienti, perché c'è già tutto. E adesso vi faccio vedere come preparo il mio risveglio del Buddha. Ma prima, se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. La colazione Risveglio del Buddha è adatta a tutti, vegani, vegetariani e anche non, a chi segue una dieta crudista, a chi non mangia glutine o è intollerante al lattosio e anche agli sportivi. Non contiene zuccheri, è perfetta e sponsorizza il video di oggi. È molto versatile perché è istantanea, praticamente già pronta e si può usare in molti modi. Io in questa stagione la preparo così. Una tazza di latte di avena o di riso, di latte vegetale, una banana, 2 o 3 cucchiai di colazione del Buddha, frullo tutto ed è già pronto! Sono golosissima del risveglio del Buddha. Mi piace tantissimo il sapore, mi sento sostenuta ma resto leggera. E in più tutti gli ingredienti sono raw, sono crudi, quindi pieni di energia, con la massima potenzialità nutrizionale per il corpo, la mente e il buon umore. Io lo adoro. Detto tra noi, io non vedo l'ora di alzarmi al mattino proprio per fare colazione. E poi a un certo punto mi sono anche chiesta, ma come mai il mio intestino è così felice ultimamente? E poi mi sono detta, ah, ma è la colazione Risveglio del Buddha, così ricca di fibre. Brava, brava, fai il tuo lavoro. Sì, ma le proteine sono naturali al 100%, di origine vegetale, con un ampio profilo di aminoacidi e molto molto digeribili. C'è una grande varietà di gusti per accontentare tutti. Chi preferisce la frutta, chi il cacao, chi vuole energia o fare detox, chi ama la dolcezza. Con la colazione Risveglio del Buddha tutti possono trovare la colazione ideale. Lamponi, mango, baobab, maca e vaniglia, cacao crudo, ananas, erba di grano, açaí e fragola, proteine della canapa. Anche i più piccoli adorano fare la colazione insieme al piccolo Buddha. Mirtillo, banana e mela, carruba. Se volete fare anche voi come me la colazione con il risveglio del Buddha, potete ordinare i vostri prodotti preferiti direttamente dal sito. Così potete avere lo sconto con il mio codice SIMO10, tutto grande. Info in descrizione. Ora condividete questo video, sapete bene che come noi tante persone sono di fretta, devono nutrirsi bene al mattino, hanno bisogno di una carica di energia giusta. Il mio consiglio è di tenere la busta al risveglio del Buddha bene in vista in cucina, è così bella, così vi ricordate di usarla e magari tutti in famiglia vogliono assaggiarla. Bene, adesso iscrivetevi al canale, cliccate sull'icona della campanella, attivate tutte le notifiche, così YouTube vi avvisa ogni volta che pubblico un nuovo video. E se volete aiutarmi a far crescere il canale, potete farlo, anzi fatelo, con un piccolo contributo mensile. Basta abbonarsi, un grazie di cuore agli amici che già lo stanno facendo e grazie a chi lo farà.
Buona colazione e buon risveglio a tutti, col risveglio del Buddha naturalmente. Salute! Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Sempre più... Ai, però, vabbè, è anche... Mi mangiavo, qualcosa di fresco.